Vincenzo, nuovo campionato, nuove sensazioni se vogliamo, no? Ma sì, è curioso come ogni anno capire quali saranno magari le prime avversarie, ma questo campionato insegna che per i primi mesi è tutto abbastanza imprevedibile, ecco, quindi non sono frasi fatte, però le prime partite sono gare dove può succedere di tutto. Noi esordiremo con una bella gara impegnativa a Salerno, dove dovremo arrivare nelle migliori condizioni, perché sappiamo che partire bene è importante e partire bene a Salerno lo sarebbe anche per i nostri tifosi. Non c'è dubbio alcuno, le prime due in casa contro altrettante neopromosse, Pordenone ed Entella. Sì, gli ultimi campionati ci hanno insegnato anche questo, che le neopromosse hanno fatto, non tutte, ma alcune neopromosse, campionati importanti, perché sono squadre che giocano insieme da parecchio tempo e hanno dato filo da torcere, quindi dovremo essere bravi noi a fare le gare su noi stessi, ecco, a prepararci sempre al meglio. Per te sarà la sesta stagione in maglia bianca-azzurra, ormai sei un veterano, anche se sei nel pieno della maturità, 29 anni, con tanto di fascia? Ma è più una domanda, una certezza. Ma guarda, il mister me lo ha comunicato oggi, quindi almeno si può finalmente dire. E lo ringrazio e sono felice, ma sono felice più che altro perché ho visto nei miei compagni il piacere di questa notizia, quindi quella è la cosa che mi ha gratificato di più, vuol dire che riconoscono in me un ragazzo leale e onesto, quindi portare la fascia di capitano è un orgoglio grande, ma in questo gruppo comunque c'è gente che in questi anni con me mi ha dato una grande mano in campo e fuori, come Memusciai, Balzano, lo stesso Del Grosso, ce ne sono tanti, quindi non è, a me fa veramente piacere portare la fascia, ma sono aiutato da persone valide. Tanto orgoglio, come dicevi poc'anzi, ulteriori responsabilità, ma hai le spalle grandi, belle toste. Beh, senz'altro una responsabilità grande, perché comunque essere capitano vuol dire essere un esempio giusto per i propri compagni e sarà uno dei tanti motivi in più per dare sempre il massimo. Sempre convinto che per qualità tecnica questa squadra, questo organico è molto simile a quella che ha vinto con Oddo in panchina? Ma quando io l'ho detto parlavo appunto di qualità tecniche, sicuramente sarà un campionato più difficile per noi, perché mentre l'anno scorso partivamo tra virgolette a fari spenti, adesso veniamo da una semifinale, quindi avremo un altro tipo di pressione addosso rispetto a quella di due anni fa, però è un gruppo formato da ragazzi validi, quindi ce lo dirà poi il campo strada facendo, io sono fiducioso nei miei compagni. Buon campionato Vincenzo, soprattutto buona fascia. Grazie.